Finalmente sono tornata, video, primissimo video del 2014, rinnovo chiaramente gli auguri a tutte voi, ragazzi e ragazze, perché mi hanno detto che saluto sempre le ragazze, qualche maschietto c'è, quindi saluto anche voi. Quindi rinnovo gli auguri, che sia un 2014 un po' più positivo, e, insomma, per voi e per me chiaramente. Rompo il ghiaccio con questo primissimo video facendo un video tag che, come potete leggere, riguarda i nostri occhi. Perché questo tag? Perché mi piace tanto. Mi scuso per la luce, ragazze, ma qua diluvia. Io ogni volta che mi decido a girare un video diluvia. Mi dispiace, ragazze. Spero, insomma, di poter farvi vedere i prodotti. Poi, se non vedete la mia faccina, non importa. Quindi, in tag All About Eyes, come potete leggere dal titolo, un tag molto carino che hanno fatto in tante. Mi piace perché comunque gli occhi sono la parte del viso che io trucco maggiormente, a parte oggi che indosso un rossetto rosso, un rossetto, una matita rossa che è la Teatro di Neve Cosmetics, che è stupenda e adoro, come voi sapete. E niente, questo tag è molto molto carino, ne ho guardati vari e, insomma, mi sono decisa di farlo anch'io. Iniziamo subito. Le mie domandine sono nel foglietto, perché altrimenti le dimenticavo tutte, e la prima domanda è: quale crema contorno occhi utilizzi? Allora, io ve l'ho già mostrata. È una crema contorno occhi completamente bio ed è della Umica Parfum. Voi sapete che io vendo questi prodotti, li sto testando e ovviamente li sto amando e li vendo veramente con tanto piacere. Le clienti sono contentissime e chiaramente vi consiglio di provarli perché non sono tanto tanto conosciuti, ma veramente sono degli ottimi prodotti e hanno un inci stupendo. E questo appunto è il contorno occhi nutriente. Ragazze, a me questo contorno occhi sta piacendo tanto. Se riesco ad aprirlo vi mostro anche la consistenza, che è leggermente, non è proprio una crema, e si presenta proprio come un gel molto molto delicato, ecco, si sfuma tranquillamente. Il nostro contorno occhi rimane molto fresco perché è una crema molto fresca, è molto molto idratante. Io mi sono trovata veramente veramente bene, lo utilizzo mattina e sera e mi ha idratato veramente questa parte, che io comunque io la metto anche qua sopra, cioè veramente la metto ovunque. Mi ha idratato la parte. Questo è un 50 ml e il prezzo è di 17 € se non sbaglio. Io, ragazze, vi consiglio di provare questi prodotti. Se qualcuna di voi fosse interessata, mi può chiaramente contattare per l'acquisto di qualche prodotto. Io, insomma, do qualsiasi tipo di informazione, sono qua per voi. Mastrota mi fa un baffo. Allora, seconda domanda. No, correttore, il tuo correttore anti-occhiaie preferito. Allora, il mio correttore anti-occhiaie, per qua avevo, perché uno sinceramente no, non può essere uno. Però il mio correttore anti-occhiaie preferito fa parte di una palettina della Sephora, di un quad. Allora, si presenta così, come potete vedere, queste due jar, queste due cialdine sono state da me utilizzate tantissimo. Si presenta con quattro correttori, quindi due, uno più chiaro e uno più scuro, quello più scuro che vira l'aranciato, quindi ci copre bene le occhiaie che tendono al viola, mentre gli altri due, come potete vedere, uno è sul rosa, uno è sul verdino, e dovrebbero, insomma, il verde per i rossori, il rosa per le discromie, magari qualche macchia che vira al grigio. Allora, questa ha un costo chiaramente non proprio basso, perché ricordo di averla
pagata, se non erro, sui 16 euro e qualcosa, ma è fantastico. Ne basta veramente poco, non va nelle pieghe, i correttori sono fantastici. Io sicuramente la riacquisterò perché sono i due colori. Allora, io tendo a mettere in questa zona il correttore aranciato per coprire le occhiaie, che non mi abbandonano mai, purtroppo, mentre quello più chiaro per illuminare. Sono coprentissimi, ne basta veramente poco, hanno una consistenza chiaramente non liquida, ma lavorato bene, scaldato bene, rimangono lì fissati con una buona cipria, durano tutto il giorno. Questa è una palettina che io vi consiglio perché ha tutto e poi vi dura perché ne basta poco, è coprente, insomma, insomma, bell'inci, non lasciamo perdere, ma comunque la scadenza e sono 3,6 grammi di prodotto. La scadenza non c'è, ma dovrebbe comunque essere intorno ai 24 mesi. Insomma, le scadenze di questi prodotti con un inci non tanto bello, insomma, sono sempre più o meno quelli. Poi, quindi ve lo consiglio, è un buonissimo correttore. Terza domanda, prodotto per le sopracciglia preferite. Allora, io purtroppo non l'ho qua perché l'ho dimenticato a casa del mio ragazzo. Comunque è il fissante della Essence, quella sorta di mascara trasparente che si può utilizzare sia per le ciglia che per le sopracciglia. Perché io ho prodotto in questo momento, sto utilizzando, insomma, per riempire le mie sopracciglia un ombretto opaco nero della Kiko. Semplicissimo, riempio leggermente le sopracciglia, soprattutto la sera, per dare comunque definizione insomma, allo sguardo. Sapete che le sopracciglia sono fondamentali per il trucco, per il viso, sono la cornice del nostro viso, quindi è fondamentale averle un minimo a posto, insomma, che siano ordinate, abbiano comunque un disegno che sia appropriato al nostro viso. Però il prodotto che comunque amo, e mi dispiace non averlo qua, ma comunque so che lo conoscete, è Low Cost, perché credo che non superi 2 euro, i 2,29 euro, 3 euro, comunque non più di così. Mi piace perché comunque fissa benissimo le sopracciglia per tutto il giorno, quindi è il prodotto che io utilizzo di più. Credo che lo ricomprerò perché veramente vale, ed è Low Cost, quindi ci piace. Quarta domanda, primer per ombretto preferito. Allora, sicuramente voi sapete che io ho utilizzato anche quello della Pupa, ma sapete che, ve l'ho mostrato altre volte, questo è sicuramente quello che adoro di più. Nonostante abbia un inci, ma è chiaro, è un primer, purtroppo l'inci è quello, non possiamo pretendere chissà che da un primer. È appunto l'Isle of Stage della Essence, prezzo fantastico, la qualità ottima. È un buonissimo primer. Qua la luce cala e siamo sempre lì. Mi dispiace. È un buonissimo primer, si stende facilmente, si presenta appunto col suo applicatorino, ne basta veramente poco, la colorazione è appunto questa, quindi un beige che comunque vi dona insomma, vi rende la palpebra almeno uniforme di tutto di un colore. Assorbe perfettamente gli ombretti e una volta applicati sono lì, veramente dove li lasciate. Insomma, vi dura tutto il giorno, io mi trovo benissimo, a un prezzo abbordabile, lo troviamo quasi sempre, almeno io nel stand Essence della mia OVS, insomma, della mia OVS, certo, dell'OVS della mia città, lo trovo sempre, quindi 3,29 mi sembra, io ve lo consiglio, buonissimo. Quinta domanda, palette ombretti preferite. Allora, vi avrei voluto mostrare sicuramente la palette Neve Cosmetics in collaborazione con Giuliana, con Make Up Delight, ma non l'ho qua. E poi la sto comunque utilizzando da neanche un mese, quindi volevo mostrarvi qualcosa che utilizzo e ho utilizzato spesso. Questa volta sono due. Allora, una della NYC che trovate almeno io la trovo da Saponi Profumi, sapete che comunque è una marca
low cost, è reperibilissima. Questa palettina, voi sapete, ve ne ho già parlato. L'unica pecca è che è un po' polverosetta, ma i colori sono fantastici. È una palette che ho utilizzato parecchio, soprattutto questo Borgogna, viva il Borgogna, quest'anno proprio ha fatto. Come potete vedere, sono comunque sfumabilissimi, dei colori intensissimi, bellissima. Questa palettina sicuramente ve la potete portare in viaggio perché al colore chiaro, al colore intermedio, quello più scuro per le ombreggiature, e ha all'interno un primer che ho utilizzato e sinceramente non è niente male. Pagata all'incirca 4 euro qualcosa, questa è la 943 Smoky Green, perché loro insomma hanno fatto queste palettine per gli occhi marroni, per gli occhi castani, per gli occhi verdi, per gli occhi azzurri. Questa nasce per gli occhi verdi, ma secondo me è adattissima per gli occhi nocciola, castani, insomma, per tutti i tipi di occhi. Quindi ve la consiglio e sapete che insomma l'ho utilizzata ed è una delle mie palette preferite e continuerò a utilizzarla. Questa è una delle mie palette preferite d'estate. Io utilizzo veramente fantastica, dei colori stupendi, soprattutto questo che si intona anche col mio fantastico smalto molto molto invernale. Sono un po' polverosi, oddio, sono un po' polverosi, ma hanno una scrivenza fantastica. Questa è della Essence, la trovate perché io la trovo quasi sempre, insomma, l'ho vista tante volte, la 07, la Party Animal. È appunto un quad e io lo utilizzo molto molto d'estate perché ha dei colori veramente veramente estivi, matte, e veramente mi ci trovo bene. Usata tantissimo, riuscite a fare tanti tanti look, e insomma la qualità non è esageratamente fantastica, ma comunque con un buon primer veramente mi ci trovo bene. Pagata 3 euro qualcosa, 2 euro qualcosa, ve la consiglio. Insomma, colori diversi per cambiare un po', per dare comunque un look più fresco, più insomma, più carino. Poi, stessa domanda, struccante occhi preferito. Allora, lo struccante occhi preferito, ve l'ho mostrato tante tante volte, è lo struccante della Clinians Leader Plus struccante occhi delicato. Con acqua di Fiordaliso. Allora, questo è uno struccante low cost perché comunque lo trovate nei supermercati, nelle varie profumerie che riforniscono appunto la marca Clinians. Lo trovate insomma non più di 4 euro. Spesso in offerta sono 150 ml di prodotto. È molto delicato realmente, come insomma, come promette, ed è veramente veramente uno struccante ottimo perché strucca tutto. Io ragazze feci tempo fa, non l'ho più trovata l'acqua micellare della Vichy perché veramente l'ho amata, mi struccava veramente tutto, 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 tutto e non ho mai trovato un degno sostituto. In questo momento sto utilizzando l'acqua micellare della Licia, che è terribile, brucia gli occhi, ma ve ne parlerò nei prodotti bocciati perché è veramente terribile. Non strucca e in più comunque non è delicata perché ti brucia gli occhi, non toglie nulla, fa un pastrocchio qua sotto, veramente terribile, bocciatissimo. Comunque, torniamo a lui. Uno struccante fantastico, mi strucca, voi sapete che io abbondo di mascara, mi piace veramente avere quelle ciglia belle belle nere. E questo è l'unico che comunque riesce, chiaramente deve essere lavorato. Ma veramente toglie, toglie veramente tutto. Ve lo consiglio, lo trovate appunto a volte in offerta, quindi è un buonissimo struccante, low cost, lo trovate anche nei supermercati, insomma, provatelo, secondo me è un buonissimo prodotto. Poi, settima domanda, mascara preferito? Allora, qua siamo sempre, insomma, l'amore, l'amore, l'amore cieco, ed è assolutamente questo, perché il Pupa Vamp mi si è seccato e non va bene. Il Pupa Vamp, il numero non ricordo, non ce l'ho qua. Comunque il black, il nero, è un ottimo mascara, però costicchia.
Io l'ho preso in offerta, altrimenti non l'avrei mai comprato assolutamente. L'ho preso in offerta sui 7 euro, ma non mi dà l'effetto che mi dà questo fantastico mascara. Con uno scovolone di quelli che piacciono a noi. Incurva le ciglia, veramente le fa con un effetto veramente ciglia finte. Questo veramente le fa effetto ciglia finte. Subito, nell'immediato. Mentre con quello della pupa, il pupa vamp, dovete lavorarlo un po'. Questo veramente è fantastico. 3,29 euro, insomma, sapete che la Essence ha quei prezzi. Lo amo, non ve ne sto a parlare più di tanto perché lo amiamo in tante e lo conosciamo tutte benissimo. Poi, vediamo un po'. Ottava domanda, eyeliner preferito? E qua ho avuto un po' di problemi perché io non utilizzo tanto l'eyeliner, ma quello che utilizzo e che mi piace tantissimo e che secondo me è un buonissimo prodotto è l'eyeliner della Maybelline marrone. E infatti, come potete vedere, è utilizzato parecchio. È chiaramente un marrone caldo, una scrivenza ottima, ce l'ho da un po', ragazze, e non si è seccato per niente. Bellissimo. Questo è il numero 2 brown, appunto. È appunto il gel eyeliner della Maybelline. Carinissimo il packaging, la giarrettina è, se non sbaglio, di non c'è scritto, non lo so dire quanti grammi sono. Comunque, ottima tenuta, veramente, veramente. Io ce l'ho da un po', ragazze, ma da un po' intendo dire un anno e mezzo e anche qualcosa in più, e non si è seccato. Quindi è un bellissimo colore, una bella alternativa. Ah, il nero, io quando posso utilizzo questo e mi ci trovo benissimo. Utilizzato anche come base, vi regge il trucco giorni, giorni infiniti. Quindi, nona domanda, e siamo quasi alla fine. Ombretto singolo preferito, e qua sono andata sul sicuro. Ombretto della Yves Rocher. Della Yves Rocher amo qualcosina alla follia e odio qualcosina alla follia, ma ne parleremo più avanti. Ma questo è un ombretto che io, come potete vedere, ho utilizzato veramente, veramente tanto. Ed è un marrone caldo, ma va. Ma guardate, ha dei riflessi dorati che sono fantastici. Guardate la scrivenza. Sfuma bellissimo, un colore meraviglioso, bellissimo. L'ho utilizzato tantissimo d'estate perché dà una luce con l'incarnato abbronzato. Per quanto io possa essere, insomma, abbronzata un filino, nonostante la mia terra mi baci di un sole fantastico, io mi abbronzo pochissimo. Comunque, un bellissimo, bellissimo ombretto, il numero 78, Fleur de Castagne, eccolo qua, della linea Luminelle, che è la linea, ragazze, quella che costa meno della Yves Rocher. Credo ci siano ancora, non ne sono sicura al 100%, chi lo sa? Ci faccia sapere perché io sicuramente lo ricomprerò. Ne ho un altro ed è un bellissimo Borgogna che sicuramente ne sono certa. Potrebbe piacere alla mia amichetta Federica Loi che sta cercando un Borgogna che ha qualcosina di rosa, qualcosina, insomma, te lo farò vedere, cara Fede. Questo è sicuramente il mio preferito, strautilizzato in tutte le stagioni, ma soprattutto l'estate perché veramente dà una bellissima, bellissima luce. Quindi io non ricordo il prezzo perché l'ho preso comunque un po' di tempo fa, non si sono rovinati, è un buonissimo, buonissimo, buonissimo prodotto. Quindi insomma ve li consiglio, se ci sono ancora questi ombretti, ma credo di sì, andate un po' a sbirciare o nel catalogo comunque nei negozi Rocher che si trovano sparsi un po' qua e là. Nella mia zona, allo Shan, a Cagliari, credo anche alla Corte del Sole. Sì, alla Corte del Sole. Sempre a Cagliari. Ah, sei tu veramente. Comunque, allora, decima domanda, occhiali da sole preferiti. Allora, rido perché oggi io sono uscita prima, li ho messi, mi guardavano tutti storto perché diluviava, io avevo gli occhiali da sole, ma è
semiocchiaie le dovevo pur coprire e sono esattamente questi. Me li avete già visti quando feci la cretina in un video? Eccoli qua. Sono questi, sono un paio di occhiali da sole che io adoro, ci sono affezionata. No, voi non potete immaginare da quanti anni io ce li abbia, comprati sicuramente in qualche bancarella, pagati 3 euro, e i miei occhi infatti chiedono pietà. Sono raschiati all'inverosimile, ma sono sinceramente gli occhiali da sole che io preferisco, perché mi coprono pure la gobba del naso, quindi li adoro. Niente ragazze, questo era il tag. Io spero di avervi fatto compagnia, spero di riuscire a fare di girare insomma questi giorni altri video. Ho i preferiti del 2013 da fare e sicuramente sarà un video lunghissimo, perché ne ho veramente tante di cose da farvi vedere, da condividere con voi, insomma chiacchierare come ci piace fare. E niente ragazze, io vi saluto tutte Fede, Roberta Ame, a cui mando un bacione grandissimo perché è sempre vicino, Federica Loi, Roberta, insomma quelle due pazze che sono andate a fare shopping insieme, quanta invidia, quanto sarei voluta essere con voi, mi fate tanta compagnia e siete delle persone stupende, io scopro dei lati di voi ogni giorno e sono felicissima di avervi conosciuto. Vi mando un grosso bacio, buona giornata e al prossimo video, ciao!